Ciao Alberto, Ciao, buongiorno. Un po' di ciao. tempo che ci vediamo, io sono, non guardate alle spalle, no, sono ospite in una stanza giovanile, piena di manifesti come tutti i giovani. Tu invece dove sei? Beato Sono a casa Bangkok. te, che te la spassi. Beh, io fra 2 giorni me ne torno in America, quindi la prossima volta ci si risente da casa mia. Raggiungo anch'io presto. Allora, beh, oggi avevamo pensato, visto così per riprendere dopo la lunga pausa estiva in cui ognuno dei due si è dedicato alle sue attività sportive preferite, che non vi svegliate, Coincidono? che non coincidono né gliele svegliamo, né gliele svegliamo. Beh, una sì, ma non le svegliamo. Avevamo pensato così per tornare a Anche perché scaldare. la roccia io non me la posso permettere, capito? Cioè, tu E vai in questo qua. No. roccia, se io più di 3 metri vengo giù come faccio un botto, spacco una vetta dolomitica e Non poi mi mi dai lascio, non mi la mia. lascerò trasportare dalle battute che mi inviti. Ascolta, cosa volevo dire? Niente, niente. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, beh, visto che durante le vacanze, scambiandoci articoli qua e là, ne è uscito uno che io ho trovato interessante e stimolante, anche se tendo a non condividerlo, però stimolante. Alberto probabilmente lo condivide di più. Adesso lo mettiamo il link in allegato al video, quindi così chi vuole leggersi l'originale dà un'occhiata. Ed è una intervista di un famoso giornalista, pundit come lo chiamano, commentarista americano, diciamo di sinistra, di quella liberal northeast molto stylish, non particolarmente esagitato, ma certamente di sinistra, alla invece uomo più di destra dell'amministrazione Trump, è giusto il giorno prima che questo venisse cacciato, un paio di giorni prima. Infatti sembra che l'intervista è stata fatta su iniziativa di Bannon, che ha chiamato Kattner e gli ha detto: "Vai parlare. Registriamo pure", e sono andati a ruota libera. Ecco, il tema centrale della cosa è la Cina e la guerra economica Cina-Stati Uniti. Qua lascio la parola a Alberto. Sì, ossia Steve Bannon, che è un personaggio che è stato chiave nella campagna elettorale di Trump, che è un personaggio che ho sempre disprezzato senza averlo mai approfondito, poi adesso è uscito con un certo clamore dalla Casa Bianca, cioè era entrato a livello altissimo, era addirittura nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, poi è stato estromesso, è stato messo in un angolo della Casa Bianca. Uomo, si dice, ideologo di destra, esprime dei concetti, poi andandolo a scoprire in questa sua uscita, che io in parte in realtà condivido. I concetti che esprime sono. Magari ce ne sono tanti che non condividono, per carità, adesso non, però i concetti che condivido sono uno, che c'è una guerra in corso, in realtà il vero nemico degli Stati Uniti sono la Cina, e gli Stati Uniti dovrebbero focalizzarsi sul contenimento della Cina come nemico, che il tema Corea in realtà non è stand alone, ma è un subset del tema cinese. E in particolare Bannon esprime una politica estera americana molto isolazionista, che io peraltro condivido. Quindi vorrei un attimo partire dai temi semplici per arrivare al tema più complicato. Isolazionista, nel senso cosa vuol dire? In campagna elettorale Trump aveva detto: andremo via dalla Corea, andremo via dal Giappone, lasceremo che il Giappone e la Corea si dotino liberamente di armi nucleari e noi a questo punto ci disimpegniamo dal South China Sea, il mare della Cina meridionale. Io trovavo questa una delle poche idee brillanti e intelligenti di Trump, nel senso che gli americani hanno 50.000 Marines a Okinawa, 28.500 soldati a Seoul, che per controllare un mare che non possono controllare, su cui
nessuno avrebbe l'interesse di fare una guerra perché lì ci passano i commerci, perché quindi non è nell'interesse di nessuno chiudere. E oltretutto questi 28-30 mila soldati americani in Corea sono la giustificazione, sono la pietra, la giustificazione per la quale la Corea si dota della bomba atomica e per tenere lontani gli Stati Uniti. È la minaccia che la Corea del Nord percepisce dagli Stati Uniti. Allora io dico, ma se ne avessimo tirati via prima questi 30.000 soldati dalla Corea, che motivo avrebbe la Nord Corea di creare dei missili e minacciare gli americani? Dove sarebbe la minaccia americana? È chiaro, se gli lasci lì 30.000 soldati, ogni anno fai le manovre militari per aggredire la Nord Corea, dopo l'esperienza di Gaddafi e Saddam Hussein, dice che l'unico modo per sopravvivere è dotarmi di armi nucleari. Siccome noi sappiamo che una guerra americana per la riunificazione delle due Coree è una cosa impossibile, perché nessuno ci starebbe, tantomeno i sudcoreani, cosa sta a far lì? Che bisogno ha l'America di spendere tutti questi soldi lì? Perché insomma, è roba che costa, sono soldati, sono risorse, approvvigionamenti, ma che senso ha? Per poi attirarsi le ire di Kim Jong-un, che è un missile balistico. Togli dai coglioni, vai via dalla Corea, oltretutto che i soldati sono ostaggio di un eventuale attacco nordcoreano a Seoul, perché sono in pieno centro di Seoul. Quando tu da Seoul vai da una parte all'altra della città, passi attraverso la caserma. C'è la strada che attraverso la caserma. Allora, il tirar fuori i soldati americani, disimpegnare l'America dall'Asia, trovo che sia una cosa molto intelligente. Perché ormai i paesi non si presidiano più con le basi. Questa pretesa americana di continuare a vivere con 250 basi militari in giro per il mondo e sostenere una politica imperiale che è costosissima, che l'America non è più in grado di poter sopportare, perché vediamo la gente che ormai ha capito l'età media che si abbassa in America, vediamo, capito, milioni di persone che non hanno accesso all'assicurazione malattia, in piene zone del paese, nel Midwest devastate economicamente. Cioè, non è più un impero, capito? Cioè, che bisogno c'è? Smantellatelo, capito? Ossia, che bisogno c'è? E quindi Bannon ha questo punto di vista che trova molto intelligente. Ossia, la cosa Però, migliore. fermo un attimo. Ma questo non è il punto di vista di Bannon. Sì, Bannon su questo è isolazionista, fuori da tutti i coglioni, fuori, fuori. Cioè, fuori è. Ossia, basta l'America. Cerchiamo di capirci, nel senso che ovviamente altrimenti discutiamo di questo, siamo d'accordo. I dubbi che tu esprimi sul fatto che gli Stati Uniti ormai, come dire, per inerzia, in realtà la ragione la sappiamo, no? Tutte queste basi in giro per il mondo, le grandi flotte, eccetera, sono un residuo di quando la politica imperiale, lo scontro globale con la Russia comunista la facevi così, no? Con la presenza, chiamiamola così, Ecco. sul territorio. I russi sono spariti, i cinesi, poi ci torniamo, se fanno la guerra all'Occidente la fanno in un'altra maniera, non con le basi. Non militarmente. Anche se qualche base ogni tanto qua e là alla piazza, ma comunque è vero, no, non fanno le basi. Gli americani che avevano costruito su questo un pezzo di economia, un pezzo di spesa pubblica, a migliaia di posti di lavoro, tutta un'industria e dei gruppi di lobby forti, no? Che tengono in piedi queste basi. Le basi costano, cioè c'è industria privata dietro che vive a grande perché ha le commesse militari, le commesse militari sono generose e non si discutono, non c'è concorrenza. Ovviamente questa lobby è riuscita a impedire i tagli, no? Li aveva iniziati, aveva provato a iniziarli Bush padre, ha provato a farli Clinton, non sono mai avvenuti. Poi 2001 a settembre 11 ha dato la giustificazione, la foglia di fico a Bush figlio per iniziare la guerra in Afghanistan e poi quella in Iraq, e da allora adesso tieni conto che Trump nel bilancio non ancora approvato, presentato al Congresso, ha aumentato di botto di circa quasi 70 miliardi, un colpo solo, le spese militari, buona parte sono dirette a questo, quindi lì vanno, deve aver contato veramente poco, e l'hanno appena convinto, cosa a mio avviso folle,
di aumentare di nuovo la presenza militare americana in Afghanistan. Questa cosa qua siamo d'accordo, però... contro cui Bannon non era d'accordo. Ah, ok, se questo siamo d'accordo, allora andiamo via. No, perché voglio capire l'argomento. Secondo me l'argomento interessante è se siamo in guerra con la Cina e in che maniera siamo in guerra. L'unica cosa che volevo chiarire è che su questo siamo d'accordo, solo che tu la leggi come una scelta strategica militare, io la leggo dall'Italia e Stati Uniti in realtà come una scelta di lobby. Ci sono due lobby profondamente alleate. Una certa fetta di esercito americano, che tu capisci, riceve potere, soldi, visibilità mondiale, generali, per capirsi, da avere questo impero di basi, no? E una fetta di economia che appunto si mangia un 2%, 3%, gli americani spendono circa il 6%, no? Probabilmente se si riducesse in maniera drastica e seria la presenza di queste basi, delle flotte, credo che un 2 punti di PIL si potrebbero risparmiare. 2 punti di PIL americano vanno anche ai soldi, no? Eh sì. Punto di PIL americano, cosa sono? Sono 300 miliardi, quasi. Sarà 15, cosa sono? 15 milioni. Sì, sono 300 miliardi. Sono 15 milioni, quindi sì. il 10% è 1,8, l'1% è 0,18, sì. Sono circa... e quindi è una valanga di soldi. Quindi la mia spiegazione è che è quello ed è un male, però... Non è di certo Trump quello che lo farà, perché è come avere il grande coraggio di togliere domanda effettiva a industrie totalmente nazionali, perché lì non c'è concreto. No, Michele, no, Trump aveva annunciato che l'avrebbe fatto, ma ed è entrata la Casa Bianca con la gente, con Bannon vicino, per fare quel tipo di cose. Poi dopo è entrato McMaster alla sicurezza nazionale, Mattis, vabbè, è ministro della difesa, poi è entrato generale Kelly, chief of staff, ossia diciamo l'America imperiale ha ripreso completamente in mano le leve del potere, gente come Bannon l'ha cacciata a casa, ossia Trump adesso is one of many. Non ha niente di particolare, ha solamente la sua bruttezza e la sua ruvidezza. Però queste idee che mi sembravano simpatiche di disimpegnarsi militarmente, di togliersi da certi focolai. Difatti, alla mia domanda, quando io con amici Washington ho chiesto ma perché non tirate fuori quei 28.500 soldati dalla Corea? Gli amici importanti di Washington hanno detto, Alberto, ma tu sei matto. Sarebbe per l'esercito americano sarebbe come dichiarare di aver perso la guerra di Corea. Beh, dunque, stiamo attenti però, perché su questo capisci, e di nuovo cioè, anche qua faccio la parte del diavolo oggi, l'avvocato del diavolo. Io sono un altro che è convinto che non c'è soluzione militare alla Corea del Nord, no? Però ricordati che qui ci sono due maniere di vedere. I miei amici coreani, anche di una certa levatura, mi fanno l'analogia con la richiesta a suo tempo tedesca e anche, se ti ricordi, italiana e europea in genere, di fronte all'aggressività bresneviana in tempi di Brezhnev, nel caso tedesco ai tempi del muro, Berlino, l'airlifting, eccetera, che fu una richiesta esplicita agli americani: dateci i vostri soldati come ostaggio, questo ci garantirà che si attaccano, voi intervenite, altrimenti la vostra promessa che ci difenderete dai cattivi, ma una promessa che apprezziamo, però siccome non ci avete gli uomini sul terreno, potrebbe anche essere che una volta che questi ci attaccano, voi... Michele, ma è asimmetrico. No, Michele, aspetta, ma il PIL della Sud Corea sarà 20 volte, 50 volte il PIL della Nord Corea. La non Sud è quello Corea il problema. Ha una nicchia d'esercito che non finisce più. Ma cioè, non esiste, non hanno bombe atomiche. Ho capito, ma ci piega niente a dotarsi. Infatti, la Germania, la Francia e l'Italia messo assieme, per non parlare dell'Inghilterra, era superiore a quella della Russia di Brezhnev. Ma non avevamo le bombe atomiche, i carri armati, cioè non avevamo un'economia di guerra che ci garantisse... Guarda, la Sud Corea... Però è questo, Alberto, non lo puoi buttare via. Non lo puoi buttare via. La Sud Corea militarmente
gli mancano le bombe atomiche, per avere le bombe atomiche per la Sud Corea è questione di mesi. Difatti Trump ha detto, guarda, pigliatevi le bombe atomiche e non rompetevi più i coglioni. Sai benissimo, ma tu sai, ecco, questa è una cazzata, perché tu sai benissimo che se la Corea del Sud fa le bombe atomiche sono cazzi amarissimi con la Cina e con la Corea del Nord, ovviamente, Ho capito, ma perché... No, cioè, ormai lì sono incastrati, cioè no, 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 sono incastrati. c'è un obiettivo incastro finito con l'armistizio dopo la guerra di Corea, in cui io non sto dicendo che gli americani abbiano operato intelligentemente per aumentare la fiducia reciproca e ridurre la tensione. Sono anche dell'opinione che i cinesi abbiano giocato ampiamente col fuoco, alimentando la Hanno Corea del giocato Nord. sporchissimo, coprendo la Nord Corea, e a questo punto si merita giustamente Assolutamente. che la Sud Corea si doti di bombe nucleari. E questa è la giusta punizione. E lo stesso deve fare il Giappone. Il Giappone è straricco di plutonio. Però tu hai è meglio che tu non faccia il ministro degli esteri, perché se Giappone e Corea del Sud si mettono a fare razzi e bombe nucleari, cose che possono fare con la tecnologia di solidi carbonici con Certo. molta rapidità, senza stare lì Certo. teste legate, la reazione cinese potrebbe essere una reazione preemptive militare ora, e questo coinvolgerebbe gli Stati Uniti in una guerra aperta. Ma non credo che i cinesi, non c'è ragione per cui i cinesi dovrebbero accettare la Nord Corea nucleare e non il Giappone e la Sud Corea. L'altro giorno era il loro stato vassallo e tuttora lo considerano, mentre il Giappone è quel mostro che ogni 3 anni, quando c'è una crisi a Pechino, quando il popolo non può si girare il cazzo, e il quotidiano del popolo, le televisioni cominciano a raccontarci dello stupro del ratto di Nanjing, che i giapponesi cattivi si infernano, invadiamo il Giappone, li facciamo fuori domani. Michele, tu non puoi pretendere che la Cina minacci e non possa essere minacciata. Scusi, tu non puoi pretendere, ecco la domanda, tu non puoi pretendere che la Cina si prenda gli atolli, cacci via i filippini, cacci via i vietnamiti, abbia tutto il mare, compreso il mare dell'Indonesia, vada a pescare in acque indonesiane, si prenda le isole, faccia tutti i cazzi, noi tutti dobbiamo star zitti, sennò si incazza, capito? Allora No, cosa no, che ho no, no, discorso no, no, con no, no, te? dottor Forchielli, No, dottor cazzo. Forchielli, dottor Forchielli, no, no, io non posso pretendere assolutamente nulla, io però ho imparato che quando si gioca con regimi non democratici, se non dittatoriali, come era quello brezhneviano, certamente oligarchici e imperiali come il cinese, a paesi in cui c'è poco da fare per mille ragioni culturali, economiche, quello che cavolo che vuoi tu. Il valore della vita è umana e delle masse è obiettivamente, nonostante tutte le cazzate che si dicono in Europa, no? Sostanzialmente inferiore al nostro, ho imparato che con quella gente lì occorre essere razionali 2 volte, cioè Bene, non e si allora può si perde semplicemente. sempre. E allora si No, perde sta sempre. tranquillo un attimo, fino adesso non abbiamo perso, cioè, adesso cerchiamo di capire, sono 75 anni che li conteniamo, con la Russia abbiamo vinto noi. Hands down, hands down. La nostra gente vive meglio, sono più liberi, il numero di paesi che questi controllano si è ridotto. Ok, quindi cerchiamo di mettere le robe in prospettiva. Questi chi? Ora, la Cina viene percepita da alcuni come te, Urbano, come una super minaccia, da me, da minaccia. Continuerò a avere una posizione ambigua. Cioè, lo ritengo in parte una minaccia, in parte un'opportunità. Non riesco a. I fatti obiettivi mi fanno vedere così. Però quello che però sto dicendo è che scegliere di giocare quello che si chiama tit for tat con la Cina, okay? Cioè scegliere di dire: ah, ok, voi fate i furbi, noi adesso lasciamo che i giapponesi e i coreani vi accerchino con le atomiche. Tieni conto che c'è anche l'India dall'altra parte, Ma l'India ce l'ha okay? già, quindi è a posto, capito? Quindi L'India no, qui ce sono l'ha accentuato, cioè, lui era un lato. Giappone, Corea, cioè loro vuol dire se lo fai senza prima aver costruito una fiducia che loro si fidino che questo non è un atto di aggressione, ma un atto puro di sganciamento tuo, vuol dire provocare un'escalation militare che rischia già. Ma no, ma l'India si è dotata di armi nucleari, avrà 60-80 bombe adesso e i cinesi non hanno fatto un cazzo. Perché dovrebbero di. attaccare l'India?
L'India le armi nucleari ce le ha da perché è successo? Ma perché è successo quando entrambi erano paesi deboli e poveri? Ma guarda che sia Cina che India negli anni 60-70. Ma La Cina ha la bomba atomica dal 64. Ah. Nel 61 fece la guerra con l'India. Uh-huh. Tuttora in rapporti a... contraddizione, ne discutono continuamente. Sì, l'India ha fatto esplodere il suo primo ordigno nel 95-98. No, il programma nucleare è indiano è metà anni 60 in risposta a quello cinese. No. La prima bomba nucleare l'hanno fatto, ero giovane, ero in Italia, sarà stato 73, 74, 75, 76, 72, lui no. Quegli anni. No, Michele, qui dobbiamo ero al liceo. No, la prima bomba fu fatta esplodere col BJP al potere seconda metà degli anni 90, non mi ricordo. No, sono testi recenti, sì, che hanno fatto, me lo ricordo, ma era fine anni 90, ma era, loro la bomba, guarda, sono sicuro, stiamo perdendo tempo, su questo mi devi chiedere, l'India ha la bomba atomica degli anni 70, quando erano entrambi poveri, cioè era la fase che quello sinistronzo, siccome ero sinistronzo mi offendeva moltissimo sta roba che due paesi sinistronzi con la gente che moriva di fame facessero le bombe atomiche. Comunque adesso questo pista. Tema andiamolo a verificare, perché però non ci dobbiamo fermare su non fermiamoci lì. Ok, il problema è che d'accordo sulla questione generale che l'approccio imperiale con le basi territoriali sia un folle residuo del passato, sia anche dannoso. Quello che voglio fare è, me l'ha detta Zanzara, scusatemi, non le sopporto, le odio le Zanzare. Quello che io voglio mettere una voce di una word of caution è che un'operazione brutale che dice, signore, arrivederci, noi ci sganciamo, fatevi le bombe atomiche e i cinesi si inculino, tanto per parlare in italiano, sia un'operazione che così possiamo fare tranquillamente. Per carità, è una di quelle... Io credo che sia un'opzione molto ragionevole. Sì, guarda, lasciamola lì, cioè ci sono due opzioni diverse. A questo punto l'Occidente non ha più nulla da temere dal regime nordcoreano, non c'ha ragione perché non gli è avverso. Si fronteggeranno le due Coree, entrambe armate nuclearmente, con la Corea del Sud, con un esercito molto più potente, infinitamente più potente. Su questo non c'è dubbio. Ma sai, quando metti in mezzo le atomiche, però, sai, puoi avere l'esercito, tu capisci anche tu che... No? Capito, perché non gliele tirano adesso? Cioè, non... Voglio dire, non... Beh, perché nessuno... Cioè, lì, infatti, il problema vero, anche tu, insomma, ti stai vicino... Il problema vero è che non abbiamo mai, nella storia dell'uomo, grazie a Dio, speriamo di non farlo, vissuto una crisi nucleare che si realizza, no? E quindi il problema vero è che è difficile capire come funziona un meccanismo in cui uno decide adesso sì che faccio partire la bomba atomica nel mondo post 1948-53. Perché quando uno lo fa, decide l'ecatombe. No? Sì, hanno fatto un commitment di non essere mai first striker. I cinesi non hanno capacità di first strike. No, i cinesi non possono fare il first strike, non possono fare il first strike. Perché i cinesi non possono fare un first strike che abbia una probabilità sostanziale di annichilire l'altro. Il first strike lo possono fare. No, ossia, loro dichiaratamente la posizione dei missili e degli antimissili è fatta per sopravvivere a un attacco americano e poi dopo rispondere. Questo è l'assetto nucleare cinese al momento. Questo è l'assetto nucleare. La bombetta su Tokyo possono sempre metterla. Quella... Capito, ma non c'è ragione di metterla, voglio dire. Cioè, si dovrà... Stiamo andando a ciclo. Il problema è perché la Cina è il problema. Esatto, veniamo a quello. Cioè, tu... Noi siamo in guerra con la Cina. Sì, adesso stai attento, Bannon non dice siamo in guerra con la Cina. Nell'intervista che sono proprio lui dice. Ah, ok. No, io dico. Detto,
Io dico, uno può dire, ovviamente c'è una competizione fortissima tra America e Cina, no? Però è una competizione di carattere economico al momento, non ancora militare. E i cinesi non hanno nessuna intenzione di ingaggiarsi in una competizione militare, credo. Comunque, perché è un problema la Cina? Allora, ti posso dire mille ragioni, te ne dico due. Primo, perché ha creato una capacità produttiva talmente elevata in tutti i settori industriali che esporta deflazione e non permetterà mai a nessun altro paese di avere un minimo futuro industriale. Perché ha overinvested, primo. Secondo, è perché la Cina è portatore attivo attraverso una politica strisciante, furba, fatta di propaganda e soldi, propaganda, investimenti, è portatore di valori che io trovo negativi. Valori non di libertà, valori non di freschezza, ma è un paese fondamentalmente, ahimè, razzista, anche nei nostri confronti. Quindi io dico che un mondo cinese sarebbe molto più brutto di un mondo americano. Quindi io sono contro, io credo che chiaramente il cinese è estremamente nazionalista, ha la sua rivalsa, pensa di dover, che sia arrivato il momento di ritornare al vertice del mondo, come è stato fino al 1840 peraltro, perché fino ai primi dell'Ottocento il PIL cinese era il più grande PIL del mondo, crede che debba tornare lì, è estremamente nazionalista. Se tu vai in Cina, sono missili e parate su televisione dalla mattina alla sera, soldati che marciano dalla mattina alla sera, non so quant'è che non ci vai, è sempre lì, la nave sottomarina, una roba che sembra di essere l'Italia fascista. Quindi io trovo che la Cina faccia male agli altri in termini economici ed esporti valori che non sono quelli del diritto, della tolleranza, della libertà. Allora, fermati un attimo però. Allora, io come al solito penso che tu sia one-sided, perché la Cina invece è un paese ambiguo, anzitutto economicamente esageri di gran lunga la questione della capacità produttiva extra, proprio la esageri di gran lunga e lo sai. Ma Michele, ma sono 20 anni che investono 50% del PIL. Non dire questi numeri con me, non sono 20 anni che investono il 50% del PIL, sono 40 anni che investono il 20% del PIL. No, Michele, sì. Lo sai, l'investimento... Era un paese di morti, di fame, cazzo, adesso è un paese di non morti, di fame. E continuano a investire il 45% del PIL. Sì, Alberto, la Cina... Aspetta che ti sei perso, sei caduto sullo schermo. Ah sì, perché ho dato un colpo destro nel tentativo di zittire, ho dato con la mano sul tavolo, il tavolo un po' traballante, si è spostato. Dai, sta buona camera, stai lì, stai high tech. Ecco, va a far vedere la mia faccia. E mettere in traverso. Allora, questo è un esagio, cioè l'idea che la Cina sia la fonte di deflazione mondiale è un'idea interessante, che su alcuni settori ha il suo valore, senz'altro è vero in tutte le produzioni di massa o in buona parte delle produzioni di massa, ok? Ma non è solo una fonte di danno, la Cina poco a fare, che poi gli italiani non ci siano riusciti, ma per cavoli loro, è per decine di paesi del mondo, anche grandi, un enorme mercato e un'enorme possibilità di scambio e di ricchezza. Quindi non vendere la crescita cinese come una cosa negativa continuamente, perché su questo confonde chi ci ascolta, cioè sembra che vivremmo meglio se la Cina fosse rimasta sotto il tallone di una variante di Mao, dai. Ma noi italiani sì. No, ma neanche per sogno, ma tu sei matto, vivremo molto peggio, ma noi italiani chiusi. Devi rifarti un corso di storia economica. No. Devi rifarti un enorme corso di storia economica. Ho fatto chiudere tutto.
Abbiamo chiuso tutto, si è capito? Se hanno... Ma non ho chiuso tutto, ma questa è la cosa, cioè, a parte che non abbiamo è un'opportunità, chiuso. Michele, l'Italia esporta 11 miliardi di euro, una ma che cazzo dici? Le esportazioni italiane continuano a crescere, non abbiamo chiuso un cazzo di tutto. No, cioè, no, beh, non, detto, non è un'assurdità, perché dopo mi metto no, a fare... È il deficit con la Cina di 11 miliardi, non sono le esportazioni. Pensa un po', un deficit di 11 miliardi è uno sputo dovuto al fatto che l'imprenditoria italiana è una banda di incapaci sussidiati, che se non c'è papà Stato non va da nessuna parte, per cui se tu vai, perché in Cina ci ho vissuto anch'io, ci vado anch'io, ok, tu vai a Pechino, a Shanghai, nelle città, a Wuhan, a Guangzhou, dove diavolo vuoi tu, trovi che riescono a vendere le pelli, le borse, gli americani, cazzo. È strapieno di prodotti alimentari, manufatti americani, francesi, là, e tutti guidano le Audi. Se la nostra classe imprenditoriale è stata completamente incapace di approfittare dell'apertura di alcuni mercati cinesi, di entrarci, tu capisci che 11 miliardi di deficit sono uno sputo nell'universo. No, ma le esportazioni cinesi sono l'1% delle nostre esportazioni, lo sai questo? E niente. Noi non vediamo. Noi non esportiamo in Cina, ma la Spagna esporta, cazzo! No, la Spagna esporta meno di noi, Michele, la Spagna esporta meno di noi. La Spagna, le esportazioni spagnole stanno crescendo, ma sono una cagatina assoluta. Cioè, la Cina conta meno del Lussemburgo, quasi, per la Spagna. Vai a vedere. Facciamo. Allora, la cosa che sarebbe il caso di ricordarsi, ripeto, è che le esportazioni italiane non sono, sono l'unica parte dell'economia italiana che continua a tirare. Ma non perché vanno in Cina? Ma perché vanno comunque da qualche parte? Allora, se non vanno in Cina, ci sarà una specificità di incapacità nostra di andare in Cina, perché gli altri in Cina ci vanno, dai! Allora, Michele, ti ripeto, la Cina ha avuto per anni un surplus enorme, quindi ha venduto più di quanto abbia comprato e continua a vendere più di quanto compri, capito? E quindi, questo uno può dire, lo fa anche la Germania, ok, chi se ne frega. Ma l'Italia. Il problema è che la Cina sussidia le proprie imprese, fa dumping, fra chiudere faccio... Oh, Madonna, ricominci questa tua continua a ripetere di queste cose, ti ha costruito una visione in cui il dumping, capisci? Il dumping è un danno ai cinesi, ammesso e non concesso che sia. Nel breve sì, ma quando tu fai chiudere gli altri e diventi monopolista, poi col cazzo che è un danno. Cioè, prima fai chiudere tutti, poi vendi solo tu, capito? Però sono tutti. Ma non c'è un settore dove questo sia successo, ma cosa dici? Beh, la è la stessa, mi sembrano, gli argomenti di Bush Senior che andò a vomitarsi addosso in Giappone per dire ste cazzate. Ah, ok, e non solo si vomitò addosso, c'è una figura da pirla, riuscì a farlo esattamente nel momento in cui quella cosa non era vera, in cui si dimostrava una falsità. Cioè, l'accusa ai giapponesi, fanno dumping nelle macchine, negli elettrodomestici, nei prodotti per la casa, nelle televisioni, perché un giorno domineranno i settori con tutto sto dumping e ci costringeranno a comprare la loro roba a dei prezzi altissimi. Non è mai successo! Non è mai successo! Perché il Giappone si è fermato prima. Allora, perché c'è sempre una ragione per cui le cose non succedono. Perché la teoria economica e il buon senso ti dicono che non può succedere. Non può succedere. Perché se tu ti indebiti e fai perdite per decenni nel tentativo di conquistare dei mercati, poi quelle perdite le devi recuperare in maniera normale. Capisci? Cioè, la estrapolazione che molti fanno da situazioni... Michele, se tu guardi la redditività delle imprese cinesi, è abbastanza modesta. Le banche hanno buchi enormi, quindi la loro politica di dumping sta costando loro moltissimo. Capito? Infatti, loro essere oggi in grande difficoltà palese, anche se cercano di celarlo, è frutto di quella cosa lì. Quindi quello che sta avvenendo, io non sto negando che i cinesi, come tutti i paesi sottosviluppati, che vengono da tradizioni culturali imperiali, con visioni italiane, guarda caso, fascistoidi,
Stato imprenditore, aiuti di Stato, infanti industri da aiutare, banche controllate dalla politica, cioè sembra l'Italia, sembra l'Italia. Ma sarà bello quel paese. È l'Italia. Ho capito, ma cinese è uguale alla politica economica italiana del fascismo e poi dagli anni 60 in avanti. Bene. Michele. Infatti alla fine produce danni. Infatti i cinesi oggi sono impappati, hanno banche in bancarotta, hanno un shadow banking sector dubbioso, hanno overcapacity in certi settori e hanno una grande difficoltà. No, hanno un ambiente devastato. E hanno anche l'ambiente devastato. Sono d'accordo. Quello che infatti però tutto questo ci fa porta a concludere è che il nostro rapporto con la Cina non è unilaterale, come lo vuoi descrivere tu, che questi sono solo un nemico che hanno fatto solo danno. Perché questa è una visione, scusami, tremontiana e distorta. Cioè è falsa, Alberto, è falsa, capisci? Sono anche un paese che si è sviluppato, perché in tutto questo casino sono riusciti a svilupparsi. Avrei voluto farlo meglio, certo. Sarebbe stato bello, cazzo, se Deng Xiaoping un giorno avesse detto: non sono più comunista, non sono più imperiale, non sono più cinese, sapete cosa faccio? Faccio Margaret Thatcher. No, hanno avuto... Allora, Michele... Deng Xiaoping, cioè, voglio dire... Michele, lo sviluppo cinese è ammirabile. Ok? I cinesi sono grandi lavoratori e sono grandi imprenditori. Quando si muovono, generano, portano dei valori e fanno danno all'economia, alla propria economia, all'economia altrui, per cui sarebbe meglio non averli. Hanno una politica espansionista e secondo me andrebbero controllati. Mi sono andato a guardare European Union Trade with China. Allora, dal 2006, guarda caso, ad oggi, ok? Il valore delle importazioni europee dalla Cina non è neanche raddoppiato, è cresciuto del 70%. Abbiamo un'Europa di 70 miliardi. Le importazioni europee in Cina è triplicato. No, noi abbiamo un deficit. La bilancia dei pagamenti nominale europea con la Cina è sempre negativa, ma è uguale oggi a quello che era 10-11 anni fa. Michele, è vero che il deficit... Ci sono opportunità di lavoro per europei, Sì, capito, ma sono più i lavori che abbiamo perso di quelli... sono più i lavori che abbiamo perso di quelli che abbiamo guadagnato vendendo ai cinesi, ma a parte questo, e poi fra l'altro non si guadagna un cazzo a vendere in Cina, che è un altro problema. Ma a non parte... avere questa opinione, tutti quelli che ci vendono ci fanno i soldi, ma no, cosa no, dici? I margini sono piccoli, c'è un sacco di gente che ci ha lasciato il collo. Secondo me il tasso di insuccesso delle imprese, vabbè, le imprese italiane non fanno testo, ma è superiore al 50%. Ma quello che, ma al di là di questo, quello che voglio dire è che stanno, non mi piace, sfruttano questa loro potenza economica in modo molto intelligente per... portare valori che non mi interessano, che preferirei non avere. Allora, il concetto che non esiste lo Stato di diritto, il concetto che tutto è asimmetrico, ossia loro possono comprare tutto il cazzo che vogliono da noi, noi però non possiamo comprare il cazzo che vogliamo da loro perché i loro settori sono ristretti. Tutte queste asimmetrie a me non piacciono. Ok? Il fatto che loro possano far dumping e noi non lo possiamo fare. I miliardi di furti di proprietà intellettuale che sono stati perpetrati dai cinesi. Cioè, questo ha danneggiato più gli americani, Microsoft, che qualcun altro. Come Google sia stato cacciato via dalla Cina. Il fatto che praticamente nessun gruppo di internet americano può operare in Cina, però i gruppi Alibaba può comprare negli Stati Uniti. Io credo che questa asimmetria debba finire. Che i cinesi devono stare fuori dall'America, come sta succedendo, e debbono stare fuori dall'Europa, nella maniera più importante possibile. Questo sta succedendo, l'hanno capito i tedeschi, l'ha capito la Commissione e l'hanno capito anche in America. Sono contento che l'abbiano capita. Il CFIUS sarà allargato, il CFIUS è il Committee for Investment in the United States, c'è una proposta che passerà, per cui si potrà bloccare gli investimenti da paesi
a paesi stranieri anche per ragioni economiche, non solamente per ragioni di sicurezza nazionale. La Germania, dopo che i cinesi hanno comprato Kuka strapagando un pezzo, che Kuka era il punto, il perno del 4.0 tedesco, hanno fatto una loro legge, io non capisco perché, per bloccare gli investimenti cinesi. Adesso è in discussione anche alla Commissione, verrà annunciata da Juncker il 13 settembre, la proposta di CFIUS europeo. Io trovo, finalmente, io sono partito che ero una colomba sulla Cina, vedevo il cambio, vedevo la democrazia, vedevo il paese fiorire, ho creduto anche alla balla che quando loro avranno i soldi compreranno i nostri prodotti, finché sono poveri invece comprano i loro, però quando sarà ricchi... Io ti sto lasciando dire, però stai dicendo una bugia dietro l'altra. Ossia? Tipo? Cioè, i nostri prodotti li comprano, infatti, a mano che si arricchiscono ne comprano sempre di più. Mi chiedono, sta crescendo tanto l'esportazione. No, l'esportazione... Ma sono triplicate! No, sì, ma non... Cioè, deciditi, cioè, i numeri li accetti o meno? Le esportazioni europee, ok? E sono quasi tutte nelle fasce alte di prodotti europei in Cina e hanno triplicato in valore negli ultimi 10 anni. Mentre le loro esportazioni da noi non hanno neanche raddoppiato. Neanche. Sono cresciute del 70%, ok? Quindi, per ogni euro extra che loro ci hanno venduto, noi ne abbiamo venduti 2,5 extra. Ma che ti piace? Forse questa è la crescita. Guarda che io adesso il dato europeo onestamente non ce l'ho. Ti posso dire solamente che... Te lo copio, cioè è banale, si trova in un attimo. E comunque siamo ancora in deficit, Michele, comunque siamo ancora in deficit. Ma certo che siamo ancora in deficit, siamo tutto il mondo, cioè quasi una fetta grande di mondo in deficit. Sto dicendo che l'affermazione secondo cui la Cina non acquista e che arricchendosi non diventano acquirenti di prodotti sofisticati europei non è un'affermazione vera, come non è è un'affermazione esagerata il fatto che comprino tutto e rubino la tecnologia. A parte poi sulla proprietà intellettuale, ci sono migliaia di casi documentati. Ma senti, treno alta velocità che è stato... Cioè, io non interpreto la crescita economica come una guerra fra nazioni. Le imprese, non solo americane, ma anche europee, ad alta tecnologia, continuano a investire, a far soldi in Cina. O sono suicidi o cose. È sempre peggio. Sono anni, sia la Camera di Commercio americana che la Camera di Commercio europea fanno il survey, i risultati sono anni che ogni anno è peggio della nostra. Non i dati che così dimostri, perché tutti i dati che... No, ma questo è, vai sul sito, è EU China Chamber of Commerce, AmCham, e ci sono, ogni anno fanno il survey, e il survey, il clima per gli investitori stranieri in Cina peggiora di anno in anno in anno. Di anno dopo anno il clima peggiora. Cioè, ormai a questo punto lo sai che le imprese straniere non possono neanche più avere la VPN. Sono costrette a passare attraverso il firewall. Beh, cosa pazzesca. Cioè, voglio dire, devono... Stai mischiando questa cosa. Ormai, no, ma ormai sono, se tu parli con qualunque imprenditore straniero che opera in Cina, le condizioni ormai sono atroci, ci sono urla. Guarda che c'era alla firma, quasi pronto, un business investment treaty, US China e EU China. Entrambi aborted. Perché ormai non è più possibile, perché ormai con questo nuovo governo... Alberto, quello che tu stai dicendo è un vecchio argomento che abbiamo già sentito, che se fosse vero sarebbe stupendo. Perché stai dicendo? I cinesi hanno deciso di produrre tutto loro e di regalarcelo, perché loro vogliono fare con noi, vogliono avere un surplus sempre più alto. Come noi il surplus glielo paghiamo indebitandoci con loro. Capisci? È una teoria che abbiamo già sentito fare da gente negli anni 70, 80, fino agli anni 90 col Giappone, la Corea, tale quale. Capisci? Ed è una teoria, mi dispiace, per quanto a chi fa business possa sembrare convincente, perché vedete l'impresa, non vedete il complesso, ok? È una teoria che è insensata, perché nell'ipotesi che tu stai descrivendo, i cinesi hanno deciso che producono tutto loro.
ho già sputtanato Tremonti su questa cosa qua, perché l'abbiamo preso in giro, che ci veniva da piangere, da ridere, in quel libro che guarda caso aveva tutte le previsioni giuste. Perché in questa teoria, perdonami, da bar, i cinesi un giorno produrranno tutto e avranno con tutto il mondo, noi in particolare, un surplus gigantesco. Però noi saremo tutti disoccupati. Allora vuol dire che ci regaleranno tutto a debito, perché se siamo disoccupati non abbiamo reddito, quindi non possiamo comprare un cazzo. Giusto? Perché se non possiamo comprare un cazzo, cioè se siamo disoccupati non produciamo niente, quindi non abbiamo nulla da dare loro. Però loro continuano a produrre macchine, orologi, computer, telefoni, quel cavolo che vuoi tu. Tra poco produrranno anche le arance di Sicilia. E vendere sotto costo. E la venderanno sotto costo, cioè ce la regaleranno, perché noi in cambio, essendo disoccupati, gli daremo dei pezzi di carta con scritto aioio. E difatti ci hanno disoccupato molto. E loro contentissimi continueranno a lavorare, produrre, inquinare il loro paese per riempirci di beni di consumo. Ma dai, ma vi rendete conto quanto Michele, assurda è questa teoria? Michele, cioè, non sta in piedi. Questo è il cammino lungo il quale si sta andando. Poi, io invece ti sto dicendo che stai dicendo un'assurdità logica. No, Michele, questo è il cammino verso cui si sta andando e sul quale ci stiamo svegliando. Allora, io ti sto dicendo che non è il cammino su cui si sta andando, ti sto dicendo che i politici, esattamente come quell'idiota di Tremonti, esattamente come il signor Tremonti che vendeva populismo in Italia 7 anni fa, con i risultati avuti, il bussino, eccetera, eccetera, di fronte alle difficoltà si inventano sempre queste cose, fanno queste operazioni. La Cina non è il bene, il sistema politico cinese è orrendo, sono d'accordo, non è certamente una grande fonte di valori democratici, eccetera, eccetera, ma l'idea secondo cui questi stanno incamminandosi a produrre tutto loro e noi non produrremo niente, è semplicemente illogico. Perché se produrremo tutto loro, ovviamente c'è un punto oltre il quale non puoi andare, però molti danni sono stati fatti. Ma quali danni? Sta attento, Alberto, il commercio internazionale. Alberto, il commercio fra me e te e il commercio fra noi e la Cina non sono due cose diverse. Se io e te ci scambiamo qualcosa, alla lunga dobbiamo scambiarci oggetti di uguale valore. Io devo dare a te delle cose che tu reputi avere per te, presto o tardi, un valore simile a quello che tu dai a me. E questo vale con la Cina. La Cina deve dare a noi, visto che esporta e dà a noi, degli oggetti, dei servizi, delle cose che per quanto riguarda i cinesi devono avere un valore simile a quello che noi diamo a loro. Nel lungo periodo non c'è alternativa. Perché? Perché l'unica altra alternativa è che loro diano a noi delle cose che ci piacciono, che per noi hanno valore, e noi gli diamo dei pezzi di carta. Allora sono dei coglioni, capisci? Cioè, allora, anziché essere questi geni del male che tu descrivi, sono una banda di deficienti, 1.200.000.000 di deficienti, i quali producono e lavorano in cambio di pezzettini di carta colorati dove c'è scritto Mario Draghi. Michele, vai piano. Hanno devastato il paese per arrivare dove sono arrivati. Non c'è una fonte che sia potabile. Anche la Polonia è stata devastata, tutti i processi di accumulazione e industrializzazione rapidi, forzati, sono devastati. Benissimo, hanno un buco finanziario, non si sa quale sia il limite, anche quali siano le condizioni finanziarie del paese, del sistema bancario, per cui hanno fatto una politica che potrebbe avere grandi conseguenze, però è stato per loro, però hanno seguito una politica che a noi ha fatto molto danno, di cui loro pagheranno il prezzo, però in questo sono stati sempre scorretti, perché hanno copiato, hanno rubato, io guarda, ci ho vissuto, tu parli con una colomba, ma guarda i furti, le aziende rubate, le macchine copiate, è stata una cosa terrificante. Quindi dopo che con questo nuovo governo, siccome le cose stanno peggiorando in modo abbastanza rapido, ti sto dicendo, è il momento di mettere dei paletti. Allora, senza fare, non voglio io non riesco a fare, non sono un economista, però io auspicavo che non si firmasse un business investment treaty. Nell'Europa, negli Stati Uniti hanno deciso di firmarlo.
ed era ormai alla firma, e hanno cercato disperatamente in America di farlo passare gli ultimi 2 mesi del governo Obama, e poi dopo l'accordo non si è fermato. Poi, guarda caso, si stanno accumulando i casi di antidumping contro la Cina, fino a che, ti ho spiegato, che addirittura l'Italia ha aderito alla proposta francese e tedesca di creare un meccanismo per il blocco del vetting degli investimenti cinesi in Europa. Qualcosa non va, Michele. Cioè, io sono contento che stia andando così. Qualcosa non va, capito? Io ho avuto a che fare con imprenditori cinesi che venivano da me e mi dicevano sì, l'Italia, e dopo 2 mesi mi dicevano, sa cosa? Cioè, adesso, prima la legge italiana, ma in Cina non si fa così. No, guarda, qui sono in Italia, c'è solo la legge italiana. No, in Cina non si fa così. Io di questa arroganza qui ne ho pieni coglioni. Io posso riempire una stanza di questa roba qui, capito? Perché tu parli da economista, io parlo da uno che ha le cicatrici sulle spalle, capito? Sono due, vedi, capito? Cioè, io ne ho pieni coglioni. Tu parli con uno che trova al campo di concentramento, porca troia, capito? Cioè, non lanciamoci eccessivamente. Io mi sono tirato fuori da quel merdaio lì. Non credevo che diventasse questo merdaio. Sono poi andato su Hong Kong e ho lasciato il giorno che hanno portato via da Hong Kong quei 5 editori. Io ho lasciato il 30 dicembre 2015, quando hanno portato via imprigionati in Cina, violando tutte le leggi di Hong Kong, i 5 editori di quella casa editrice che faceva dei libri che criticavano Xi Jinping. Punto. Così è finita. Adesso Hong Kong fa pena. C'ero l'altro giorno, fa pena, perché è un paese vessato, nessun hongkongino vuole andare in Cina, a me non sembra che dove arrivi la Cina la gente sia contenta. Vai in Africa, gli africani non li sopportano. Certo, le lobby di potere sì, moltissime. Poi ce ne sono furbissimi perché si sposano, la generazione successiva diventa mozambicana, dico ma qua c'è la faccia cinese, ma io non sono mozambicano, però poi comandano loro. Finiamo qua, perché dovrei rispondere del potere. Michele, ma non lo farò. È un meccanismo perverso. Ossessive, dovute alla tua personale esperienza negative, che non sono ovviamente, non stanno in piedi, e purtroppo costruiscono un dibattito bianco e nero di tipo manicheo che io non ce la faccio a fare, perché ovviamente per rispondere da una descrizione della Cina come impero del male, popolo di farabutti, bisognerebbe rispondere descrivendo la Cina come impero del bene, popolo di santi. Non sono né l'uno né l'altro. Ti lascio in questo tuo sfogo personale, però Michele, è in atto un processo di conversione del potere economico che loro acquisiscono perché sono un grande mercato di importazione, quindi sono un grande cliente, e attraverso gli investimenti è in atto un processo di conversione di questo potere economico al potere politico. No, non è vero, è successo l'opposto. Cioè, siccome i rapporti con qualche altro locale, loro hanno operato da 30 anni l'esercito e l'elite del Partito Comunista Cinese per trasformare in potere economico il loro potere politico. Una delle conversazioni più divertenti che ho avuto è stato con l'ex ministro dell'industria, che è il padre del mio studente, il quale, dopo lunghe conversazioni, divertimenti, eccetera, alla mia battuta, dico, ma un minimo di relax politico in questo paese avverrà quando vi sarete garantiti che i 5 milioni da voi, dell'elite, dei 10.000 fino ai quadri intermedi, avrete in mano, in proprietà privata, l'intero paese. A quel punto potrete dire, vabbè, il comunismo non serve più perché tanto siamo diventati l'elite economica. E lui si mise a ridere facendomi i complimenti che non sto a descriverti. Secondo me è avvenuto questo per dirti che non ho alcuna visione, come dire... No, mi sono sbagliato, voglio dire... male, Michele. È in atto nei paesi in cui loro hanno investito un'inversione, una trasformazione del potere economico e potere politico. Ti faccio l'esempio. Se nei paesi in cui loro sono fortemente investiti, il Dalai Lama non può entrare. Sì, lo so, cioè loro hanno un problema di espansione. Allora, poi dopo succede che loro diventano importanti operatori economici, per cui, capito, attraverso
riescono direttamente o indirettamente a controllare anche i media, per cui non riesci più a pubblicare un articolo che critichi i cinesi. Insomma, non va bene sta storia qui, capito? Non va bene sta storia qui. Stai confondendo una cosa con l'altra. La lotta culturale e politica contro l'oppressione del Partito Comunista Cinese, contro la mancanza di libertà, è una cosa. La loro politica economica li portano alla sopraffazione politica successivamente, capito? Cioè, il problema è loro investendo nei paesi, o quale cliente? Il test è banale, c'è molta più libertà, molto più benessere, molto più vita tranquilla in Cina oggi che 40 anni fa. Se noi li avessimo lasciati, ok, avessimo detto no, con voi non commerciare, rimanete nella vostra merda, siete l'unico paese del mondo con cui non commerceremo mai. Noi vogliamo commerciare con i brasiliani, con gli indonesiani, con le peggiori dittature, con gli indiani, non sono la peggiore dittatura degli indiani, con tutto, ma con voi no, a parte che avremmo dovuto affrontare un enorme esodo di emigrazione cinese. Gli esseri umani costretti in uno spazio dove vivono male, muoiono di fame, non è questo il tema. Non è questo. No, non è questo. Io dico che avremmo dovuto negoziare meglio il WTO. Perché sì, tutti quanti siete capaci di dire il giorno dopo, sì. Hai ragione, purtroppo. Hai ragione, quando le cose non funzionano, Michele, si sarebbe potuto fare meglio un dibattito del piffero. Ho capito, però ti dico solo, il WTO è stato negoziato la cazzo. L'esigenza del giorno dopo, su. Va bene. Il giorno dopo è, sono contento di aver contribuito fattivamente al fatto che si modifichi il CFIUS americano e si atti un CFIUS europeo. Ho partecipato attivamente e sono contento che questo succeda. Ecco, solo questo. E sono contento che ci sia una forma. E su questo ho lavorato con passione negli ultimi anni. E sono contento che non sia stato approvato un business investment treaty. Perché i cinesi vanno tenuti in punta di forchetta. Sono un popolo formidabile, ma vanno marcati a uomo. Hai una visione veramente razzista del mondo, ma comunque. Non è razzista. Se loro ragionassero come te, e probabilmente ragionate uguale. Michele, la parte dei cinesi ragionano peggio di me. Per fortuna come me. Loro ragionano peggio di me. Sembrate ragionare nella stessa maniera. No. Ti rendi conto che ragionate nella stessa maniera? No, guarda, se ragiono così è perché l'ho imparato lavorando con loro. Sono sicuro che 20 anni, Michele, sono andato nel 94, ormai se andiamo per i 24. Dico io, sono andato nel 88, 89. Ho capito, 89. Ma io ci ho proprio vissuto col culo dentro, capito? Col culo dentro, a Pechino parte il sistema, l'ho visto da dentro, porto la dai, che se no diventiamo come due al bar, la spegniamo qua, dopo finiamo in privato. Pronto? Via. Ciao.